Nel gergo della realtà virtuale prende tipicamente il nome di motion sickness quella sensazione di nausea che il giocatore ha quando il personaggio nel videogioco si muove ma tu nella realtà stai fermo. Prima di continuare il video ci tengo a dirti che, nonostante questo problema sia in dubbio, è stato ampiamente arginato. Ti posso assicurare che ho fatto provare Oculus Quest diversi amici e parenti, tra cui anche i miei cugini, dal più piccolo ai più grandi, fino ad arrivare addirittura a mio nonno. E ti posso assicurare che nessuno di loro ha provato motion sickness. Tuttavia, quello che si sono trovati a giocare loro era un gioco sicuramente più calmo. Ci hanno giocato solamente 10 minuti. Nel tuo caso specifico, se stai decidendo di comprare il VR, ti troverai a giocare probabilmente al Half-Life Alyx, che è un videogioco molto più complesso, e ti troverai a giocarlo per sessioni di gioco più prolungate. Ebbene, tutti questi fattori fanno sì che è molto probabile che durante le tue prime sessioni tu possa, giustamente, provare una sensazione di nausea. Una sensazione di nausea che, ti assicuro, nel mio caso specifico, dopo qualche settimana già avevo arginato ampiamente, però, dato che appunto questo video si vuole rivolgere a tutti coloro che compreranno il visore fondamentalmente in occasione di Half-Life Alyx, e è molto probabile che potranno avere appunto nausea da motion sickness durante le loro scorribande nel mondo di Half-Life, ebbene a tutti voi voglio dare dei consigli che per me sono stati importantissimi. Ho raccolto tanti consigli che mi sono stati dati sia da amici che hanno il VR. A tal proposito vorrei ringraziare Francesco Mirillo, che è un ragazzo del mio gruppo Patreon che mi ha dato tanti consigli per quanto riguarda la realtà virtuale, nonché ho raccolto ovviamente tanti consigli presenti su diversi video YouTube che ho visto in questi mesi. Il primo grande consiglio che posso darvi potrebbe sembrarvi scontato, però magari non lo è quello di essere ben nutriti e di non avere sonno. Ok, probabilmente quella più importante, più che la fame, più che il sonno, è la sete. Ragazzi, bevete tantissimo, perché nelle prime sessioni vi riscaldate parecchio, vi verrà spesso la sensazione di bere, fate delle pause e bevete. Un'altra coppia di consigli, e questa invece potrebbe sembrarvi molto strana, però aiuta tantissimo. Il primo consiglio è quello di mettere un tappeto al centro della vostra area di gioco. Il secondo consiglio è quello di mettere un ventilatore che vi spara aria, ovviamente posto all'infuori della vostra area di gioco. Questi due escamotage potrebbero sembrarvi assurdi, però sono veramente utili, perché sono, diciamo, due contatti che voi avete con la realtà. Il tappeto serve più che altro a farvi comprendere la vostra posizione nello spazio quando siete nella realtà virtuale, cioè vi fa percepire comunque un contatto con la realtà. Voi percepite con il tatto, con la suola del piede, il tappeto sotto i vostri piedi, vi dà questo contatto con la realtà che riduce il motion sickness. Il discorso è tutto sommato simile a quello del ventilatore. Voi sentite l'aria che vi deriva da, appunto, dal ventilatore che sbatte verso una determinata area del vostro corpo, e anche se vi girate la percepite su quella su un'altra area del corpo, e comprendete la vostra posizione nello spazio rispetto alla realtà. Altro consiglio veramente importante, anche questo potrebbe sembrarvi buffo, ma nelle prime sessioni di gioco l'ho trovato utilissimo, è quello di mimare quello che il personaggio sta facendo. Quindi se il personaggio cammina, fare anche voi così, se il personaggio cade, fare così e così via. Un altro consiglio, questo qua è importantissimo, ogni visore ha una piccola levetta che permette di spostare le lenti. Questo serve per regolare le lenti, per regolare la distanza interpupillare. Voi dovete regolare sia il visore, diciamo, sulla vostra testa, sia, insomma, il caschetto, sia la distanza interpupillare, settandolo in maniera tale che le vostre pupille siano al centro degli schermi che si pongono appunto sui vostri occhi. Devono essere esattamente al centro. Ed infine l'ultimo consiglio che posso darvi, ma questo dipende dal videogioco, però alcuni videogiochi hanno un sistema di riduzione della nausea, come per esempio questo videogioco che vi sto facendo vedere, che è The Walking Dead Saints and Sinners, che è un videogioco che mi è piaciuto molto. Ebbene, io ho giocato con una riduzione della nausea al 50%. Che cosa causa? Causa queste bande nere che vedete talvolta al lato dell'immagine.
E questo, sommariamente, era il quadro conclusivo. Io ovviamente vi do appuntamento ai prossimi video in cui continueremo a parlare di realtà virtuale. Devo parlarvi ancora di un sacco di cose. È uscita una demo della grafica di Half-Life, la voglio assolutamente provare, oltre al fatto che voglio parlarvi assolutamente di Oculus Quest, oltre al fatto che vorrò parlarvi poi in maniera specifica anche di Index. Ci sono ancora tanti argomenti da trattare, ovviamente io vi do appuntamento ai prossimi video. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.